Ciao a tutti, oggi faccio un semplice tutorial con il CAM di GoToCAM. Andate qui, tornitura basica, fai io ho costruito un pezzo in SolidWorks, importa solido automaticamente. Ho costruito questa parte. Vi consiglio sempre di digitare cucitura del solido dopo importazione, gli do applicare. E nella mia schermata mi compare il mio pezzo in rivoluzione. Mi dice il posizionamento del grezzo è in questo modo è corretto, io gli dico ok. Mi crea in automatico il grezzo, i valori sono riportati qui, z minima meno 83, poi abbiamo z massa 5 mm di sovrametallo, eccetera eccetera. Questi valori possono essere variati, per esempio se io voglio mettere qui z max 4 mm invece di 5, basta andare qui. Digitare all'interno della casella, dare ok, dopodiché basta solamente confermare. Ti dice la posizione dell'origine, dove la vuoi? Vuoi qui? Sì, è corretta, su un pezzo di rivoluzione abbiamo l'asse delle z in positivo in uscita, l'asse delle x, qua abbiamo z, 0, quindi è corretto e gli do ok. Una volta dati gli ok di tutta la mia figura, vado qui, esco dalla progettazione CAD, vedete qui che è digitato su progettazione, e entro nel sistema CAM. Sistema CAM, sì, è molto molto semplice. Le prime cose che devo fare è andare a cliccare operazioni generali. Una volta schiacciato operazioni generali mi comparono questi tre elementi. Questi tre elementi mi permettono di seguire un percorso ben delineato. Il primo serve per definire il profilo. Per esempio, se io dovessi fare un'intestatura, andrò a scegliere questa linea, quindi andrò a selezionare questa linea. Poi andrò a scegliere l'utensile e poi andrò a scegliere la strategia di lavoro. Nel momento in cui tutti questi tre icone saranno verdi, mi si attiverà l'inizio ciclo anch'esso verde e potrò eseguire la simulazione e quindi generare il G-code. Partiamo. Clicco qui, mi dice qual è la linea che voglio selezionare. È questa. Me la fa selezionare, gli dico ok, quindi me lo va a definire come primo punto. Dal mio punto di vista, una cosa importantissima adesso è capire attraverso questi due tasti dove entrerà l'utensile. Se io schiaccio su vettore, mi compare questa freccia, quindi io vorrò che il mio utensile partirà da questa posizione. Vedete che mi inserisce all'interno di questa casella 270 gradi, che è quella che sono andato io a selezionargli, 270. Mentre il vettore di ritorno dovrà uscire a 0 gradi. E vedete che anche qui è andato a mettere 0 gradi. A questo punto cosa compare qui nella schermata? Vedete che compare il tasto verde, quindi posso proseguire con la seconda operazione, che è quella della scelta dell'utensile. Vado qui, asse sfacciato, seleziono. Qui, man mano che vado a cliccare, vedo le varie tipologie di utensili. A destra mi compare la figura, posso vedere anche se è idoneo per il mio tipo di lavorazione. Ce ne sono, si possono caricare tutte le librerie, in questo mio GoToCAM sono caricate quelle del fornitore Sandvik. Vedete che ce ne sono diverse tipologie. Per una facilità di ricerca ci sono dei tasti filtro che ti permettono a seconda delle sigle, a seconda dell'angolo, eccetera, eccetera, di andarlo a selezionare. Per me va bene questo. Anche vedete qui la casella a questo punto mi compare verde. Vado solamente a definire la strategia di lavoro, voglio fare una sgrossatura frontale e a questo punto posso dare l'ok. Se voglio vedere i parametri all'interno che devo definire, quindi una profondità di passata, basta cliccare qui due volte e invece per esempio di incrementarla di 3 mm vado a cambiare questo valore e dico incrementa di 1 mm, come le vuoi, con passate costanti. Qui ci sono quindi tutti i riferimenti per quanto riguarda la tecnologia, l'approccio alla lavorazione, qua ci sono gli spostamenti, come entrerà il mio utensile, l'uscita dell'utensile, eccetera, eccetera, le limitazioni rispetto alla macchina. Dopodiché ci sono i parametri di taglio che posso andare a inserire a seconda del materiale o a seconda del materiale, a seconda dell'utensile che sono andato a definire. Qui velocità di rotazione non è stato calcolato, metto io un 3000 giri al minuto e gli dico che la velocità massima di rotazione sarà di 5.000 giri al minuto. Velocità di taglio la mettiamo di 100 e si farà i suoi calcoli. A questo punto esco
e vedo che i tre pallini sono tutti verdi. Posso iniziare ad effettuare il mio ciclo di lavorazione. Vedete che il mio ciclo è stato effettuato. Per vedere la simulazione con il mouse mi sposto dall'area di lavoro, vado qui dove ci sono tutte collocate le future delle varie lavorazioni che andrò a eseguire. Tasto destro, simulazione, dinamico, mi compare la barra di controllo e posso andarla a simulare passo passo. Perfetto. A questo punto mi rimane di uscire dalla simulazione ed effettuare l'operazione di sgrossatura. Operazioni generali, seleziono questo, vado su questa linea, mi dice da dove vuoi partire? Dal precedente, voglio partire da quest'area qui. Qual è il tuo punto finale su cui vuoi agire? Il mio punto finale sarà questo. Ok. A questo punto ho delimitato il mio profilo, c'è tutta l'area di lavoro dove partirà il mio utensile. Quindi il profilo è stato determinato. Dopodiché con la strategia gli dirò da dove, quanto devo incrementare le mie profondità di passata, eccetera, eccetera. Ricordiamoci sempre l'importanza di questi vettori di partenza e di uscita. Nel momento in cui io lascio i vettori in questo modo, vuol dire che l'utensile partirà da quest'area qui e andrà sicuramente in collisione sia sull'entrata sia in uscita con il pezzo. Quindi bisogna variarli. Come faccio a variarli? Vettore, lo porto a 270 gradi in modo tale che tutte le mie lavorazioni partiranno perpendicolare all'asse dell'X e le uscite le farò di per lo zoom, per facilitarvi, sono qui collocati gli inquadramenti. Si può riprendere facilmente così. L'uscita la farò di 90 gradi. A questo punto il profilo è stato definito, vado a scegliere l'utensile. Una cosa molto intuitiva e facile per quanto riguarda questo CAM, vediamo se riesco, prendo l'utensile dell'operazione precedente, che per me va bene anche per questo tipo di operazione, e lo trascino all'interno dell'utensile ancora rosso. A questo punto avviene questa scossa e vedete che l'utensile è stato abbinato, quindi non c'è bisogno che rientri all'interno della selezione dell'utensile. Siccome l'utensile della fase precedente mi andava bene, faccio un trascinamento e vado a incollarlo direttamente sul secondo puntino della seconda lavorazione. A questo punto non mi rimane che effettuare la sgrossatura, anche qui passate di 1 mm costanti. Andiamo a vedere le tecnologie per quanto riguarda la velocità, le posso aggiungere io. Mettiamo 3000, sono solamente parametri di riferimento per simulare le operazioni. Massima rotazione 5000 giri al minuto. Chiudo tutto. La sgrossatura deve essere esterna, ok? E vedete che tutti i pallini sono diventati verdi. Vado ad effettuare l'operazione e vedo che c'è una problematica di entrata del mio vettore. Quindi che cosa faccio? Tasto destro, edita riferimento. Rivado qui all'interno del mio profilo. E il vettore di partenza non sarà più a 90 gradi dalla partenza, ma siccome deve fare anche questo smusso, non avendo possibilità di entrare a 90, lo porto a 215-220 gradi. E vedete che qui è cambiato il riferimento. A questo punto riaggiorno tutto e vedete che l'operazione è stata eseguita correttamente. Quindi vado a simulare il tutto. Qua posso abbassare le velocità di simulazione. Vado a eseguire tutte le mie operazioni. Esco. A questo punto voglio l'uscita del G-code. Si clicca qui, si va a scegliere il posto, la macchina necessaria. Io ho una 840D della Siemens. Apro.
mi dice dove andarlo a salvare, salvo come modello prova. Qua posso mettere tutti l'inizio programma, l'intestazione, la fine del programma, il cambio utensile, eccetera, eccetera, tutti i dati che mi servono poi all'interno del mio edit di programma. Vado a confermare e vedete che mi genera il G-code delle mie operazioni. Grazie per avermi seguito, alla prossima.